Millanti rischia qualcosa, basta nel pressing e poi Dybala, e grande riflesso da parte di Marchetti che ci arriva in due tempi. Qui la dormita da parte di Bassa, è stato bravissimo a crederci Alexandra. Possibilità 4 contro 5 con Lulic, c'è Felipe Anderson che può ricevere, Parolo immobile se non c'è in mezzo, occhio al cross a cercare Parolo, Buffon in qualche modo immobile, anticipato da Benatia, occasione Lazio che ha aperto ancora verso Khedira, il cross su Mandžukić e poi diventa un'opportunità con Marchetti. Felipe Anderson a dare una mano su Dybala, lanciato verso la porta, c'è Basta, c'è anche Felipe Anderson in area di rigore, occhio all'apertura e tocco in mezzo a cercare Mandžukić a metà fra un tiro e un cross. Contrattacco velocissimo dei bianconeri, Dani Alves non regala un buon pallone a Dybala che si è scatenato qui, ha tagliato proprio in due la retroguardia. Tutto assolutamente regolare. Un po' troppo lungo però, poi si inventa un colpo di tacco straordinario il giovane argentino. E poi c'è questa deviazione Napoli. Il turno settimanale di febbraio. Possesso per Dybala, palla interessante in mezzo per Khedira! Ed è 1-0 Juve! 1-0 Juve al minuto 66, Khedira sul primo vero errore della Lazio, la Juve pulisce. Non sembrava un assist perfetto quello di Dybala, aveva toccato anche un po' il terreno, il pallone non è andato in avanti con la forza che probabilmente avrebbe voluto il numero 21 della Juventus, e poi fa scorrere bene il pallone Khedira e incrocia dalla parte opposta da attaccante navigato, qui proprio no. Portone regolarissima. Brutto posizionamento della Lazio. Biglia malissimo, Biglia malissimo, e poi anche De Vrij non va celermente a chiudere su Khedira, che però ha una rotazione perfetta e tiene la palla bassa imprendibile per Marchetti. Ecco di Djordjevic anticipato da Chiellini, possibilità adesso per avanzata da parte di Patric, si propone immobile in mezzo, ancora immobile, prova a nascondere il pallone, immobile, va, conclusione di battuta, Patric! Ancora immobile, il giro palla interessante verso Parolo, Parolo si coordina, destro, Parolo, Buffon! E tiro velenoso. Per la Lazio, dal punto di vista dei singoli, comunque ha delle risultanze positive. Soprattutto i nuovi, Lukaku e Basso, attenzione al movimento della parte di Piazza che va fino in fondo! Scara una spizzata, palla che viene lasciata rimbalzare, che finisce sul fondo e che di fatto avvicina il fischio finale che sta per arrivare e che arriva adesso.